Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senatrice, in molti sostengono che per un politico che è stato così divisivo negli ultimi 30 anni di questo paese, sarebbe stato forse meglio, certo, le esequie di Stato, ma senza proclamare un giorno di lutto nazionale. Ma intanto, come al solito, Marco Travaglio mistifica la realtà. Questa settimana non erano previste votazioni, l'aula non era già stata convocata, erano state previste solo le commissioni che si terranno in qualche modo giovedì. Quindi, tanto per cominciare. Dopodiché, dottoressa Gruber, l'ha detto lei, per un uomo che ha inciso così tanto sul sistema politico italiano, che è stato 4 volte Presidente del Consiglio, che ha governato più di chiunque della prima e della seconda repubblica, più di De Gasperi e più di Andreotti, che ha avuto un ruolo internazionale e i giornali internazionali di questi giorni lo confermano, perché non avrebbe il governo dovuto organizzare funerali di Stato. C'è luci e ombre, ma perché? Ci sono vite che non sono fatte senza errori, allora sono vite false. Ma il problema non sono i funerali di Stato, ma proclamare una giornata di lutto nazionale, no? Questo è, diciamo, quello che viene discusso. Ma l'ha vista la reazione popolare di fronte alla morte di Berlusconi? Se n'è resa conto? Lei penso di sì, è una donna moderna. Dove? Guarderà i social, guarderà i giornali internazionali, i blog, il web. Quindi io non credo che sia stato un errore. Ecco. Io penso che sia stata una cosa giusta, dopodiché della storia di Berlusconi, grazie al cielo, dirà la storia, fortunatamente. Ecco, a proposito della stampa internazionale,